Ciao ciao, sono Gabriella del baule della nonna, qui a San Benedetto del Tronto. Oggi tutorial di pittura sulla stoffa. Come vi avevo promesso, dipingiamo insieme un lenzuolino per un bimbetto. Allora, io già ho dipinto la versione maschile, vedete? Questo è il lenzuolo, il lenzuolino. Ho messo sotto un pizzo sangallo, poi l'ho bloccato con un nastrino e ci ho ricamato, ci ho dipinto tutti questi soggetti con questi pulcini che giocano sull'erba, che mangiano la pappa e via discorrendo. Questa è la federa. Ho dovuto mettere questo video che va in alto perché poi dopo lo riesco a posizionare sulle mie mani perché con quell'altro non si vede niente. Allora sto in cielo. Questa invece è l'imbottita. Funge sia da imbottitura, questa è una grandezza per una culla, un lettino culla. E l'ho fatta, vedete, sempre con il mistolino, col pizzo sangallo e con il nastrino. L'ho dipinta sempre con questi soggetti, però l'ho fatta a mo' di federa. Guardate, vedete? Dentro ci ho posizionato l'imbottitura che noi possiamo togliere a nostro piacimento, così l'imbottita può fungere sia per l'inverno, sfoderata, invece la possiamo usare la sera, d'estate, o a primavera, quando usciamo con i bimbetti durante le serate, capito? Allora, io non vi mostro come ho realizzato queste cuciture, come ho tagliato questa, anche perché per mostrarvi come si taglia, come si cuce questa roba, cioè non, su un tutorial è troppo, il tutorial è troppo riduttivo, mezz'ora, 40 minuti massimo possiamo utilizzare, no? E poi è anche difficoltoso la macchinetta, il taglio, la ripresa. Allora ho pensato già di fare dei corsi di cucito creativo. Cucito creativo che cos'è? È il cucito che serve a fare queste cose, tutto ciò che serve per la casa, cuscini, tende, coperte, lenzuoli, qualsiasi cosa, iniziando dalla cosa basilare, da una cosa semplice, fino alle cose più importanti come sono queste. Ecco. E poi, oltre al cucito creativo, la pittura sulla stoffa, l'uncinetto, l'uncinetto però. Non i punti d'uncinetto perché ormai qua siamo inflazionati con oppure la borsetta, no, la coperta, la copertina, il maglioncino. Questa è una copertina che ho fatto ai ferri. Guardate, con i due ferri. E poi l'ho ricamata a punto maglia. Ecco, il punto maglia ve lo posso far vedere nel tutorial perché diciamo che è abbastanza si presta al tutorial. Farvelo vedere. Questo è un vestitino che ho fatto uncinetto invece, vedete? Ecco. E poi cosa? Ah, il ricamo che va dai punti base fino all'intaglio, al punto pieno, al punto lanciato, ai punti un po' più diciamo complicati. E poi che cosa? Il tombolo, non so, volete fare un corso di bomboniere? Volete fare delle bomboniere per i vostri figli? Venite da me e io vi faccio il prototipo e insieme poi vi faccio vedere come farle, come acchittarle, eccetera. Adesso però andiamo a dipingere la versione femminile di questo piumino. Adesso metto in pausa, posiziono il video sulle mie mani e andiamo a dipingere. Ok, eccomi, sono pronta. Io, siccome questa coperta è raddoppiata con la stoffa sotto, no?
Internamente ho messo dei fogli di carta bianca per non far passare il colore dall'altro lato. E poi ho cercato di mettere una plastichetta intorno per cercare di proteggere il tessuto da eventuali schizzi, da eventuali sbaffature, eccetera. Vedete, mi sono messa una bella pezzetta sopra questa plastichetta. Per proteggere il lavoro. Scusate, rimetto in pausa perché c'è una signora qua. Allora, iniziamo con il pulcino, a dipingere il piccolo pulcino. Come lo facciamo il pulcino? Rosa. Perché questa è una copertina per una bimba e allora rosa. Un'altra pezzetta perché questa ho paura che non sia sufficiente. Allora, per prima cosa io faccio il contorno dei pulcini con il rosa. Mi contorno, capite, per delineare il disegno. E poi con il bianco lo riempio. Vedete come si sfuma il colore? I colori li prendo direttamente dal tappo. Perché se riverso su qualche contenitore o il piattino o i contenitori che servono per dipingere, si sprecano, se ne versano troppi. Questi sono piccoli, sono piccole cosine, piccoli disegnini, perciò. Possiamo fare pure il contrario, prima riempiamo con il bianco e poi, però io preferisco in questo modo, perché il colore si sfuma meglio. Qui non è che noi andiamo a fare le ombre, le sfumature, e la luce, perché sono piccoli, piccoli disegnini. Una volta, questi sono disegni che ho da 30 anni, quando è nato mio figlio, 32 anni fa. Adesso i disegni sono cambiati, sono molto più grandi, molto più evidenti. Questi così piccolini non vanno più tanto di moda, però ho visto che qui da me le signore amano questa tipologia di disegno. Invece del giallo ho preferito farlo rosa perché, qui le ragazze sanno il sesso prima e perciò vogliono fare sempre il corredino in tinta con il sesso del nascituro. Poco colore. Ogni volta che intingete, poco colore. Facciamo pure questi fiorellini piccolini.
Mentre quegli altri che fanno come una forma di stella li faccio con il giallo per staccare un po' di qui, per far dare un po' una nota di colore diversa. Vedete? Qui il fiorellino l'ho fatto al contrario. Prima ho fatto il bianco e poi. Il gioco è fatto. Chiudiamo il vasetto del rosa. Ah, e i colori devono essere sempre agitati prima di essere usati. Perché? Perché i pigmenti si posizionano in fondo e sopra rimane la parte più acquosa del colore. Perciò è meglio sbatterli, agitarli prima. Ok, adesso io sciacquo il pennello perché con questo stesso pennello andrò a fare l'albero. Con un bel verde brillante. Vedete, con il bianco andiamo a sfumare il verde. Qui potevamo prendere anche un pennello più grande per fare prima. Però i contorni poi. Io qui non ho allungato il colore con l'acqua. Perché? Perché sono disegni piccolini. Quando invece abbiamo i disegni molto grandi, bisogna sempre un po' emogliare il colore con l'acqua. Oppure ci sono delle basi per mettere, allungandole poi con l'acqua, un giorno poi ve le farò vedere, che allungate con l'acqua fanno una base per fare in modo che la tinta sia fluida abbastanza per dipingere in modo semplice. Siccome questi, vedete, basta un goccettino d'acqua per. Però se dobbiamo usare queste tele tessute a mano che sono molto ma molto massicce e porose, allora usiamo un po'. Ecco, vedete? Adesso, dato che abbiamo il verde, noi andiamo a fare l'erba. Tutti questi segnetti li facciamo così. Prima che asciughi ci andiamo a mettere un po' di bianco per schiarire.
dargli un po' di senso. Della luce, del colore. Di solito nei disegni più grandi ci si fa tutto intorno lo sfondo, ma siccome queste sono cose che devono essere, rimanere sul delicato, allora. Adesso ci mettiamo un po' di giallo. Mettiamo sia sull'albero. Sto mettendo sulla parte superiore perché la luce è sempre in alto, in basso il colore è sempre più scuro. Mettiamo pure un po' centralmente all'albero. Vedete com'è facile. Sfumate bene. E voilà. Adesso, dato che ho il giallo, voglio fare questa specie di margherite. A molti mettono la stoffa sopra un pezzo di legno, poi con delle puntine per non farla muovere. Ma poi questo pezzo di legno diventa, si macchia tutto, non si riesce mai a lavare e traspare sempre quell'agglomerato di colore da sotto al disegno che vi confonde proprio il disegno. Oltretutto tutte queste puntine vanno pure a rovinare la stoffa. L'importante è che voi la stoffa, prima di dipingerla, la stiriate, la dovete stirare. È essenziale perché poi riuscite a dipingerla in modo più semplice, più veloce, senza le grinze, si stira meglio. Mettiamo un po' di arancio. È sempre il nostro bianco. Attenzione a non dare, a non toccare la pittura con le mani perché poi è facile sbafare tutto e macchiare la stoffa. Succede, eh? Se succede, se la macchia non è vicino al disegno, potete correre sotto al lavandino e sciacquarla
Però se avvicino cercate magari di fare un fiore in più, fate un altro piccolo soggetto, però non toccatelo con l'acqua, perché poi questi sono tinti all'acqua e svanirebbe tutto. Fino a che non è secco, il disegno non è fissato sulla stoffa. Dato che abbiamo l'arancio, con l'arancio noi ci andiamo a fare le zampette. Anzi, no, voglio prendere il pennello, quello più fino, con la mia punta lo 00. Eccolo. Ci sono delle piccole miniature. Becco. Qui non ce l'ha. Lo rafforziamo un po'. E adesso facciamo l'albero, la corteccia dell'albero. Il verde lo possiamo chiudere, man mano che finite a fare dei lavori, chiudete i colori perché poi si possono versare. Poi si seccano pure, eh. Questi ci hanno. Sono molto veloci. Allora, prendiamo il marrone. Facciamo l'alberello. Ecco. Caduto il tappo. Fatto che abbiamo un ulteriore inciampo di questo video che ci sovrasta sopra, perciò poi quando uno è preso dal disegno, l'attenzione è focalizzata. Adesso facciamo il cuoricino con una tinta più forte, un bel fucsia, con il nostro pennellino sottile, il marrone lo possiamo chiudere.
Abbiamo quasi finito. Quando intingiamo il pennello perché dobbiamo magari mescolare e fluidificare il colore, puliamo sempre sulla nostra barbapezza. Non ce lo mettiamo così in tinto, perché sennò è un macello. Ecco. Facciamo il contorno con questo rosso, con questo fucsia, un bel fucsia. Riempiamo sempre con il bianco. Un po' troppo bianco. Mettiamo un altro po' di fucsia. Gli occhi, rifacciamo qualche piccolo contornino, dando un po' come se gli diamo il senso del piumaggio. Dato che questi sono un maschio e una femmina, a questo gli facciamo la crestina. Il contorno anche i fiorellini. Cioè non è un contorno, è una definizione. Noi stiamo definendo. Oggetto. Adesso ce lo sto facendo fucsia, ma di solito sui disegni si fa nero o marrone. Qui mi dà l'impressione che manca il becco. Questo pulcino si sta guardando, ma ci facciamo pure con l'arancio il cuore di queste margherite. Abbiamo finito, eh? Abbiamo fatto una scenetta, poi ci sono tutte quelle altre, magari ve le farò vedere. Ecco, anche qui diamo. Rafforziamo il colore. Ecco. Basta.
Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, vi farò vedere come dipingere quegli altri pupazzetti. Ciao ciao!